Ciao a tutti da Tiger, siamo in una nuova serie, siamo su Ratchet & Clank, l'altezza non conta. È un gioco uscito tanti anni fa su PSP e PlayStation 2, per lo più era uscito per PSP perché girava molto meglio su PSP per quanto riguarda i controlli e tutto il resto. È una specie di continuazione del 2, anche se a volte sembra che stia in mezzo tra il 2 e il 3, però da quello che ho capito sembra più una continuazione del 2, del primo Ratchet & Clank. E niente, lo andiamo a giocare, è uscito il porting da PSP a PS5, io lo sto, ovviamente anche per PS4, io lo sto giocando su PS5. È un gioco, sembra proprio estivo, proprio ci sta per questo periodo. Un attimo solo che devo aggiustare le cuffie che mi stanno rompendo un attimo i coglioni. Ok, fanno troppo rumore. Che è successo qua? Fa un caldo della Madonna, quindi cerchiamo di stare più tranquilli possibile, anche perché è un gioco alla fine abbastanza tranquillo. Allora, iniziamo. Nuova partita. Sì. Abbiamo sempre la navicella, che questa navicella assomiglia molto a quella di Ratchet & Clank 2 per quanto riguarda la texture in sé. Così va meglio. Oggi sì che il sole scotta. Lo giuro, Clank, col mestiere dell'eroe ho chiuso. Lasciamo che l'universo lo salvi qualcun altro. Io ho bisogno di un po' di relax. Ma in caso di guai è nostro preciso dovere garantire che... Ma che ti salta in mente? Wow, wow, wow! Che stai facendo? Faccio delle foto per un progetto di scuola. Sto facendo una ricerca sugli eroi. E ti ho riconosciuto dai giornali. Tu sei Ratchet, giusto? Ah! Vedo che hai occhio per riconoscere il talento. Mi stavo chiedendo se fosse possibile scattarti delle foto mentre fai qualcosa di molto eroico. Beh, volentieri, ma... temo che da queste parti le opportunità di eroismo scarseggino. Se vuoi faccio sollevamento pesi con Clank. Che ne dici? Pensavo che magari potresti batterti contro qualche specie di robot. So io dove trovarne. Ti avrei fissato un massaggio tra 15 minuti. Ah, ma che dico? Un po' d'esercizio mi farà bene. Coraggio, amico. Un po' di show per la nostra piccola reporter. So già che me ne pentirò. Stagio del progresso in corso, ok. Io devo dire una cosa, questo gioco è spettacolare. Cioè, l'ho giocato una volta solo su PSP e non mi ricordo se anni fa l'avevo anche finito, non mi ricordo sinceramente. Non ho molti ricordi perché l'ho giocato una volta sola. È molto bello. Non è una cosa che con le freccette, quando usi l'arma, hai questa cosa di mira automatica, la funzione del mira automatica che si sposta lateralmente, puoi saltare all'indietro, e con l'analogico cammini normalmente. È un po' scomodo per quanto, dato che io uso sempre questa modalità per sparare e mirare. Però, cioè, alla fine, dai, va bene. Non fa niente, ci accontentiamo. Alla fine il gioco... non ho capito se va a 60 o va a 30, buh. Mi pare abbastanza fluido, cioè, boh. Poi per fare L1, R1 più X, sì, se me lo fa per fare sta roba qua. E mi ci devo prendere un po' la mano perché io lo uso per andare veloce. Cioè, bene o male i comandi me li ricordo, ma no. Qua per comprare le armi, ancora non ho, siamo un po' poveri.
Anche questo qua, il rivenditore di armi, mi pare che sia quello là di Ratchet & Clank 3. Però vabbè, andiamo avanti, dai. Che poi questione di abitudine, le freccette per fare questo movimento qua non sono neanche male. I granchi. Ma guarda un po'. Ratchet era in vacanza e l'abbiamo disturbato. Con questo caldo. Premi contemporaneamente il tasto. Sì, già lo so. Per accovacciarti. Premi il tasto X da. Vabbè, io i Ratchet & Clank li ho giocati tutti, quindi. Poi la maggior parte li ho pure platinati tutti. Aspetta. Ah, qua bastava girare. Invece sui vecchi Ratchet & Clank mi ricordo che bastava tenere premuto l'analogico in una direzione. Premi i tasti L, R e X in corsa per eseguire un salto lungo. Qua cosa c'è? Ok. Minchia. Ma scusami. Poi dobbiamo stare attenti che praticamente in giro ci sono delle armature che ci servono, perché voglio anche platinarlo questo gioco perché è bellissimo. Per for finalmente abbiamo i trofei anche su questo gioco, grazie alla nostra PlayStation 5 e PlayStation 4. Voglio platinarlo e quindi dobbiamo trovare tutte le armature, tutti i bolt. Non credo sia una cosa difficilissima da fare, però qua non c'è niente. Quindi ogni tanto, se diciamo mi vedete esplorare, è per questo motivo qua. Minchia. Oh, e quanti cazzo siete? Se hai bisogno di altre munizioni, prova dal rivenditore Gadgetron. Ok. Ah, c'è l'evoluzione, ovviamente noi possiamo aumentare la vita e potenziare le armi utilizzando e sconfiggendo i nemici. C'è qualcosa qua? Non credo. Vediamo la mappa se me la fa vedere. Sì, vedi, mi diceva. Vedi, cioè, sulla mappa di solito ti dice già dove sono le cose.
Quella c'è un quadratino, vedete? Eccola la prima armatura. Guardaroba incompleto, trofeo guadagnato. Wow, ma è fantastico! Non vedo l'ora. Il capitano Quark. Ecco, lui per esempio è uno dei miei personaggi preferiti di Ratchet & Clank. Troppo bello il capitano Quark. Cosa ci fai qui? Sto pedinando Ratchet & Clank per vedere cosa hanno in ballo e imbucarmi nella loro prossima avventura. Ehi, questo lo sto facendo io. No, aspetta, voglio dire... Non ce l'hai un altro posto dove andare? A casa dalla tua famiglia, per esempio. Ehi, Quark, bel cappello. Scusa, Quark, non mi dire che era il cappello di tua madre. Seriamente, amico, è solo un cappello. Non è questo. È per mia madre e mio padre. Non ho mai conosciuto i miei genitori. Appena nato mi diedero in adozione e fui cresciuto dalle scimmie. Ok, molto interessante. Forse potresti provare a cercare i tuoi veri genitori. Eccola, prendetela. Ah, pare proprio che farò tardi per il mio massaggio. Andiamo. Ovviamente ci sono sempre guai. Quanto è bella sta musichetta. Vuoi dire di comprare armi a volontà? No, munizioni non ne compro, vaffanculo. Ma le dovete dare voi le munizioni. Rimorsi di munizione. Vai, munizione del fucile mi devi dare. Puoi camminare sulle superfici metalliche con i gravi scarponi. Come potete vedere abbiamo già tutti i gadget, perché giustamente non aveva senso, dato che li abbiamo già presi nel primo Ratchet & Clank. È decisamente scomodo. Là cosa c'è? Bolt d'oro! E il primo l'abbiamo preso. Fan dei Bolt. Dove cazzo la butti?
Zero colpi. Usa i tasti direzionali per attivare la modalità di spostamento laterale. Abbiamo capito che le munizioni le dobbiamo comprare per forza. Comunque, una volta che l'armatura è completa, quindi dobbiamo trovare pure, se non mi sbaglio, il caschetto e le scarpette, ci dovrebbe dare un effetto speciale per l'armatura. Ovviamente anche ci sono armature che ti danno aumenta il danno. Mamma mia. Devo comprare per forza le munizioni, abbiamo capito. Punto di controllo. Devi attivare questa funzione nel menu telecamera e controlli della schermata opzioni. Se vuoi muoverti lateralmente con il pad analogico, magari. Si può, se va bene, si può fare. Telecamera e modalità visuale. Terzo, controllo laterale. Pad analogico. Vedi, ecco c'è. Sì, e poi quando ha la chiave cammina normale, uè. Finalmente abbiamo trovato l'impostazione perfetta, perché a me piace anche quando cammina così, mi piace tantissimo. Però quando c'ha l'arma, porca puttana, è meglio che fa così in automatico. Ecco, abbiamo trovato il compromesso perfetto. Comandi, voto 10. Ma non c'è più scampo, siete morti tutti. Andando allo squalo, ricordiamo sempre che nell'acqua non dobbiamo andare, perché c'è sempre lo squalo che aspetta il momento giusto per mangiarci. Altro bolt, dai, li stiamo trovando tutti, sono contento. Stiamo distruggendo tutto quanto il pianeta delle vacanze. Basta. Turisti, a tutti a casa. Ok, vedi?
Mo abbiamo raddoppiato anche i danni e la velocità di fuoco. Qua abbiamo la base per la nostra navicella, però penso che ancora non ci dobbiamo andare. Prepariamo le armi. Bersaglio acquisito. Procedo verso casa. Aiuto! Aiutatemi! Non posso credere che l'abbiamo persa. Cosa mai vorranno da una bambina? Dubito che stessero cercando lei. Credo piuttosto che volessero questo. Wow, questo è un... Che roba è? Se la mia banca dati non mi inganna, trattasi di un artefatto tecnomita. Tecnomita? Certo. Seriamente, cos'è? È un artefatto tecno... Ascolta, Clank, quella bambina è nei guai e noi dobbiamo aiutarla. Quelle sui tecnomiti sono favole che si raccontano ai bambini per spiegare come funziona la tecnologia, ma in realtà non esistono. Io credo che esistano, e questo potrebbe provarlo. Quei robot cercavano la bambina per ottenere proprio questo oggetto. Abbiamo... Avete... Che sgroppata! È quello che penso che sia. Dammelo! Non vedevo uno di questi da... Beh, in effetti è la prima volta che ne vedo uno, ma conosco mille storie sui tecnomiti e i loro oggetti mistici. Non esiste nessun tecnomita! Ma questo è l'unico indizio che abbiamo. Se vogliamo aiutare quella bambina, ci conviene seguire le coordinate impresse sul lato. Ok, andiamocene di qui. Ci vediamo, Quark, e per favore, stacci alla larga stavolta. Non esiste nessun tecnomita! Troppo forte. Pare che i tecnomiti abbiano abbandonato quest'area. Ancora. I tecnomiti sanno nascondersi bene. I tecnomiti. Dove si va? A morire. Andrai di là, ma è solo un'idea. Ma... Quark, ma perché non ci lasci mai in pace? Sentite, posso aiutarvi? Sono già stato. No, si è attaccata alla navicella. Naturalmente. Ma io cosa ci guadagno? Tu vuoi trovare la tua famiglia, giusto? Attenzione, telecamera, telecamera! Se dici dove andare, puoi restare qui e usare il computer della nave per fare ricerche sulla storia della tua famiglia. Oh, grande idea! Affare fatto! E non mi distruggere la navicella, che l'ho lavata prima. Dove lo portiamo l'artefatto? In quell'edificio. La roba di valore si trova sempre negli edifici più grossi. Grazie, Mark. Sei grande. Va bene, ci vediamo alla prossima, proprio qua, sul pianeta Rylus. Ciao a tutti da Tiger.